realizzare la smobilitazione di svolte VLT, oggi presenti in bar o tabaccheria, resterebbe comunque pienamente agibile il resto dell'attività principale. Altrettanto non si può dire delle sale gioco turno. Analizzando il profilo medio dell'operatore bingo, scopriamo che, almeno nella realtà noi più vicina, siamo di fronte ad un'occupazione stabile, in cui i contratti a tempo determinato sono un'autentica eccezione. Un'occupazione giovane, con scolarità medio-alta e con una forte componente femminile. Questa decisa caratterizzazione in termini di giovane età degli addetti permette di immaginare una modalità di approccio a questo lavoro che coincide con il livello di scolarizzazione. Spessissimo, infatti, ci si propone alle selezioni del personale con la convinzione, spesso poi delusa, di riuscire a conciliare i tempi di lavoro con quelli di studio, salvo verificare negli anni quella sostanziale impossibilità. I lavoratori, che sono l'elemento fondativo di tutti gli interventi di questa mattina, perché non esiste giocatore moderato o patologico ed ogni altro corollario senza la determinante presenza dell'operatore di sala, i lavoratori, dicevo, svolgono un ruolo profondamente interessante da analizzare sotto il profilo biologico, psicologico e sociale. Varrebbe la pena soffermarsi in prima battuta a riflettere su cosa possa voler dire sconvolgere il ritmo biologico di un lavoratore, non in maniera occasionale, come può accadere alla gran parte dei lavoratori considerati notturni, che svolgono la propria mansione secondo una turnazione che li chiama in maniera periodica e momentanea a lavorare di notte, ma piuttosto in maniera definitiva, ossia sovvertendo stabilmente il bioritmo. In ragione di ciò va considerato ininfluente o non pienamente compensativo sia la maggiore remunerazione economica sia la frequenza dei riposi, in quanto questo lavoro si svolge e si svolgerà sostanzialmente solo di notte. Si tratta cioè, e non so fare a meno di sottolineare questo aspetto, di una totale alienazione e decontestualizzazione del lavoratore, che come si può facilmente rilevare da una qualunque analisi statistica, si trova a vivere in sintonia solo con il proprio mondo e a questo mondo appartiene pur rappresentandone di fatto la linea di demarcazione. Il lavoratore, l'operatore di sala, il venditore, comunque lo vogliamo chiamare, di fatto appartiene al sistema di gioco che irretisce il giocatore, ne condivide e assimila tempi e ritmi, eppure affine ed offre la propria professionalità nell'intento di mantenere separati i due mondi. Spesso è l'ultimo baluardo rispetto ai pericoli della degenerazione patologica del gioco e comunque è quotidianamente immerso in un contesto pericoloso. Ed è in questo snodo fondamentale che lo stigma di cui parlo cambia verso e direzione. La campagna di demonizzazione del gioco, anche legale, trascina con sé ostilità per tutto ciò che al mondo del gioco fa riferimento, compresi gli operatori delle sale. Per questi lavoratori effettivamente impegnati in una delle attività più usuranti e alienanti che il nostro tempo possa considerare, non viene quasi mai tenuto conto del contesto sociale in cui operano, dell'enorme professionalità che ogni notte devono esprimere per fare da supporto e disinnescare le possibili conseguenze delle dinamiche conflittuali e a volte violente che il gioco induce, spesso convogliando i clienti a giocare responsabilmente. La sala gioco, con i suoi rituali e le sue scaramanzie, può trasformarsi in una polveriera ogni qualvolta le aspettative di un giocatore vengano deluse. Eppure, se non assistiamo a continue risse da saloon, è proprio grazie al ruolo di moderazione svolto dagli operatori che da questo punto di vista garantiscono la propria e l'altrui incolumità. Una realtà, quella delle sale da gioco, molto poco conosciuta, eppure sempre più spesso oggetta degli strani con cui poco laicamente se ne esasperano gli aspetti patologici. Ed è così che ci si trova di fronte ad un immaginario collettivo che si figura una sala bingo sostanzialmente come una pisca, solo un po' più elegante, in cui i venditori e venditrici adescano gli avventori per spillare fino all'ultimo centesimo, una sorta di circolo dei cacciatori del guardiano Medaglia. Questo è lo stigma, il marchio nefasto contro cui le stesse organizzazioni sindacali si scontrano quando chiedono maggiore attenzione in materia di gioco legale ed evidenziano le implicazioni occupazionali di non
norme come quelle contenute nel decreto legge 87 e nella successiva legge 96 del 2018. Prima di ogni possibile valutazione circa la validità di un atteggiamento proibizionista e di demonizzazione del fenomeno, è necessario e imprescindibile, se si vuole svolgere il proprio ruolo responsabilmente, valutare l'impatto sociale ed occupazionale delle scelte che si vanno a proporre. Ad esempio, l'azione delle disinfanzioni